Il nuovo decreto uscito dal Consiglio dei Ministri stabilisce le regole per affrontare l'emergenza Covid-19. La grande novità è proprio il droplet, la distanza di sicurezza di un metro. Ciò deve essere reso possibile anche all'interno di luoghi aperti al pubblico come musei, istituti e luoghi di cultura, ma anche bar e pub che hanno l'obbligo di evitare assembramenti di persone. Da quando è entrata in vigore il nuovo decreto di Palazzo Chigi, anche i bar della città di Fano, così come tutte le attività della provincia di Pesaro e Urbino, si stanno adeguando alle nuove disposizioni. Il decreto entrato in vigore all'interno delle attività commerciali mette a dura prova anche molti esercenti, i quali potranno subire controlli da parte degli organi competenti. Hanno fatto un sopralluogo e hanno fatto raccomandazioni di seguire le regole che sono di mantenere distanti i clienti un metro l'uno dall'altro. Avvisandoci che ci sono conseguenze penali a riguardo. Adesso ogni cosa per le aziende viene rivendicata su un fatto penale verso il titolare, senza per l'ennesima volta darci il modo di operare, un modus operandi ben preciso con degli step da seguire. Ad esempio c'era un tavolo di 5 ragazzi entrati insieme che studiavano insieme, loro hanno solo saputo dire che devono stare un metro dall'altro. Cioè questo io... Non ha senso, entrano insieme, sono in 5 e riescono insieme, cioè che modo è? Intanto io magari per loro è un modo per mandarmene sul penale. Sì, abbiamo distanziato i tavoli, abbiamo eliminato delle sedute, dei posti a sedere e il personale si raccomanda costantemente con i clienti di stare lontani. Far rispettare le regole al flusso di clientela quotidiana, ci dicono gli esercenti, non è sempre facile. In un altro bar della città, ad esempio, sono state adottate delle indicazioni visive che tracciano la distanza di sicurezza richiesta dal decreto. Abbiamo messo anche della segnaletica a terra in modo che chi arriva si ferma sulla zona rossa, che è un metro di distanza l'uno dall'altro. Un pochino di calo c'è stato, ma il calo più forte l'abbiamo avuto da domenica sera dopo le 18, quando è uscito il decreto legge che hanno firmato i ministri. Avete subito un calo di clientela? Fino adesso, dico la verità, no, però siamo sempre a disagio, che sempre con la paura, con tutto, quindi non è una cosa, c'è un problema dopo, anche quando arriverà l'estate. La risposta dei clienti è discordante, se alcuni assidui frequentatori sembrano aver preso confidenza con le nuove regole, altri continuano a disonorare le norme di buonsenso. Dobbiamo essere collaborativi con quello che ci viene detto dalle autorità, no? Quindi è sempre meglio secondo me, anche perché il virus non risparmia nessuno, quindi quando arriva arriva. Per me non dovrebbero mettere neanche i giornali, perché qualcuno che sfoglia il giornale con la saliva, no? Infetta, lo lascia lì, ne trova oltre. Bisogna cercare di seguirle per appunto evitare un altro contagio, perché la persona finché non manifesta i sintomi non può saperlo. E quindi questa è una prevenzione in più, quindi sì. Il mio punto di vista è che bisogna vedere se è effettivamente efficace. Lo vedo molto difficile. Tra i fattori che influenzano una maggiore possibilità di trasmissione figurano la densità delle gocce di saliva nebulizzata. A questa si aggiunge anche lo scambio delle banconote che, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il denaro può catturare ogni tipo di batterio. Bene, oh, ma io Buria Sinceram conosciamo a un metro di distanza. Ah, ma un po' meno. No, perché l'ha detto anche la televisione, tocca stare almeno a metro. Questo è un metro. Benissimo. Okay. Ma più soldi? Più soldi ho fatto questa invenzione, ma chi che è la cerbottana per dare i resti? Allora te metti dentro sti 2 euro. Vado. Ecco, scivolano nel mio. Scusa, puoi togliere sì, il Corriere no. Adriatico. E tu il resto adesso me lo daresti io qui? Io il resto te lo do attraverso lo stesso sistema, la cerbottana. Qua, e il resto è nelle tue mani. Sul web intanto si diffondono anche altri video come questo diventato virale, che mostra l'idea di 2 ragazzi che si salutano in modo alternativo per evitare il contagio.